Allora, riprendiamo a parlare un pochino di ricorsione. La ricorsione è un argomento fondamentale, è un argomento estremamente importante ed è un argomento decisamente ostico. Per cui, a costo di ripeterci, ci siamo guardati, il professor Corno ed io abbiamo pensato che forse era meglio ripetere con voci diverse, magari in modo diverso, anche gli stessi concetti e rivederli molto rapidamente. Per cui la ricorsione l'ha fatta una parte lui e adesso noi vediamo qualche altro pezzetto. Ci sono alcuni punti che vorrei subito sfatare della ricorsione. La prima cosa è che tutti gli algoritmi ricorsivi sono n log n, o comunque sono in qualche modo, hanno una complessità logaritmica. Questo è completamente falso. La ricorsione ci porta ad avere delle complessità logaritmiche o n log n se usata in alcuni modi, se usata bene, con sentimento. Avete visto alcuni algoritmi di ordinamento che alla fine hanno una complessità n log n, ma un algoritmo ricorsivo buttato lì e usato tanto per fare non dà assolutamente la garanzia di una complessità n log n. Addirittura la complessità di un algoritmo ricorsivo può essere decisamente superiore di quella di un algoritmo iterativo. Se pensate al Fibonacci calcolato con un algoritmo ricorsivo, vedete che la complessità di Fibonacci ricorsivo è superiore della complessità di Fibonacci iterativo, che è semplicemente n come complessità. Quindi, altra cosa assolutamente da non ritenere vera è che gli algoritmi ricorsivi sono meglio di quelli non ricorsivi. Falso, assolutamente falso. Usare un algoritmo ricorsivo non è un merito. Anzi, probabilmente se uno vuole fare qualcosa che va veramente in fretta, vale la pena di perderci tantissimo tempo e fare un algoritmo non ricorsivo, perché un algoritmo non ricorsivo solitamente è più efficiente. Quindi usare la ricorsione non è di per sé un merito. La ricorsione ha un vantaggio importantissimo, e il terzo punto è vero a tutti gli effetti. Scrivendo algoritmi ricorsivi si riesce a scrivere abbastanza in fretta degli algoritmi abbastanza efficienti. Riuscite a prendere e costruire un algoritmo di ricerca piuttosto che ordinamento, piuttosto che quello che volete, in un tempo accettabile, con delle prestazioni più che accettabili. Per fare una cosa analoga senza usare un algoritmo ricorsivo, probabilmente ci mettereste giorni o settimane di lavoro, con la possibilità di errori, con un'enorme possibilità di errori. Mentre scrivendo un algoritmo ricorsivo, quando uno impara a scrivere gli algoritmi ricorsivi, riesce con una decina di righe a scrivere un qualcosa che è decisamente efficiente. Quindi, alla fine, la ricorsione è un vantaggio per voi, per il programmatore, benché all'inizio sembri veramente un concetto ostico. Riuscire a entrare nell'ottica di vedere un problema come affrontabile con un algoritmo ricorsivo comporta veramente fare un po' di violenza alla propria immaginazione e alla propria testa. Quando uno è entrato in quest'ottica, usando paradigma ricorsivo, si riesce a scrivere degli algoritmi estremamente efficienti in tempi veramente piccoli. Uno dei principali argomenti su cui, diciamo, i principali campi in cui vale la pena di usare gli algoritmi ricorsivi, appunto per questa velocità e semplicità di scrivere codice, sono, secondo me, questa lista potrebbe essere incompleta, sono pronto ad aggiungere altri punti. Sicuramente gli algoritmi di tipo divide et impera, o divide and conquer, dipende da quanto siete anglofili. Per cui io ho un problema e riesco a vedere la soluzione del mio problema come in qualche modo composta da due soluzioni parziali, e il problema parziale è di nuovo strutturalmente analogo al problema di partenza. L'esempio dell'ordinamento è perfetto. Ordinare un vettore lo posso vedere come un'operazione semplice di mettere assieme due vettori già ordinati. Quindi io divido il mio vettore in due,
il mettere assieme è semplice, il dividere in due è semplice, e io mi ritrovo con un problema che è strutturalmente analogo al problema di partenza, ma è più piccolo. Allora, se io riesco a entrare in un'ottica di questo tipo, posso utilizzare in modo estremamente efficiente la ricorsione. Pensate che praticamente tutto può essere visto come divide et impera, anche se secondo me non vale la pena di farlo. Ad esempio, voi potete pensare come il problema di uscire da un labirinto come scomposto in due problemi, uno che è faccio un passo e l'altro è esco da un labirinto che è un passo più corto. Anche questo, anche se decidete di vederlo in questo modo, anche l'uscita da un labirinto è un problema di divide et impera, secondo me non vale la pena di impegnarsi a vedere ogni problema in questo modo. Ci sono alcuni problemi che però si prestano particolarmente bene. La seconda ragione, grossa ragione per usare la ricorsione, è quando io mi trovo a dover in qualche modo esplorare, enumerare in modo sistematico delle soluzioni, degli oggetti. In tantissimi problemi io non ho nessun meccanismo di soluzione esatto e quindi l'unica strada che ho per trovare ad esempio l'ottimo è provarle tutte. Allora, se io devo provarle tutte, la ricorsione è un metodo estremamente semplice per enumerare tutte le possibili alternative. Non solo, vedremo alla fine vedremo durante la lezione di oggi, se io enumero tutte le possibili soluzioni attraverso la ricorsione, riesco in modo molto semplice a inserire delle scorciatoie, per cui ad esempio mi rendo conto che tutta una serie di soluzioni non vale neanche la pena di esplorarle. Queste tecniche vengono chiamate bounding e portano a dei significativi risparmi di tempo. Terza e ultima valida ragione in questo elenco per usare la ricorsione è quello quando uno ha a che fare con strutture dati che sono inerentemente ricorsive, ed è quello che vedremo successivamente, in particolar modo con gli alberi. Allora, quando io ho a che fare con una struttura dati che è, diciamo, concettualmente ricorsiva, scrivere un algoritmo ricorsivo per lavorarci sopra è estremamente veloce. Di nuovo, non è la cosa più efficiente. Se io ho tempo infinito per programmare, probabilmente riesco a tirar fuori una soluzione che va un pelino meglio e non è ricorsiva. La maggior parte delle volte non ne vale la pena. Adesso puntiamoci sul secondo punto, che è l'esplorazione, l'enumerazione sistematica. E ritorniamo con il problema in cui aveva lasciato Fulvio del castello. Allora, ricordate il problema del castello. Io sono un esploratore, entro in una stanza che è composta da tutta una serie di mattonelle quadrate, esattamente come mattonelle di questa stanza. Su ogni mattonella è scritto un numero. In fondo, all'altro capo della stanza, c'è un enorme tesoro e un bruttissimo mostro. Un po' più tremendo di questo. Se io devo arrivare alla casella del tesoro avendo totalizzato un certo preciso punteggio come somma di tutte le mattonelle che ho attraversato, diciamo 50. Se io arrivo sulla mattonella del tesoro avendo pestato mattonelle per un totale di 50 punti, il tesoro è mio. Se arrivo con un risultato, con una somma di pesi diverso, il mostro mi mangia. Quindi il problema è trovare un percorso dalla casella in alto a sinistra fino alla casella in basso a destra che totalizzi, in cui la somma delle mattonelle pestate sia uguale a una certa cifra. Allora, questo è un tipico problema in cui non riesco a pensare a una soluzione intelligente. L'unica soluzione che io posso pensare è: le provo tutte. Le provo tutte vuol dire che quando sono in una casella io ho a disposizione tendenzialmente 4, nella prima soltanto 2 perché ci sono i muri, comunque un certo numero di
scelte. Faccio la prima, a questo punto avrò davanti a me un certo numero di scelte, ne faccio un'altra, ne avrò un certo numero di scelte e vado avanti così. Quindi ho, se voglio disegnare una totale, completo, posso mettermi a enumerare tutti i possibili percorsi che posso fare. Uno di questi, forse, se sono fortunato, mi porterà ad arrivare al tesoro con il numero di passi giusti, gli altri non mi porteranno a nulla. Quindi l'obiettivo è provarle tutte. Quando io devo mettere in piedi un algoritmo ricorsivo, la cosa fondamentale a cui devo pensare è la condizione di terminazione, ovvero sia quando a un certo punto la ricorsione smette di andare avanti, quando nel mio tentativo di enumerare tutte le possibili soluzioni a un certo punto la soluzione corrente l'ho finita, o sono arrivato alla soluzione o ho risolto il problema, oppure devo abbandonare il percorso che sto facendo e scegliere un altro percorso. Allora, nel caso del tour del cavaliere, io avevo il vincolo di non poter pestare due volte la stessa casella. Quindi potevo dire che a un certo punto una mia possibile soluzione, una mia tentativo di soluzione era finito quando non potevo più andare in nessuna casella. In questo caso non ho questo vincolo, perché io potrei pestare e ripestare le stesse caselle e nessuno mi impedisce dal farlo. Quindi in questo caso la condizione di terminazione è diversa ed è io ho finito quando la somma delle mattonelle che ho pestato ha superato la somma obiettivo. Dal momento che tutte le mattonelle hanno dei numeri positivi, questo non ve l'avevo fatto notare all'inizio, dal momento che tutte le mattonelle hanno dei numeri positivi, io non, se ho superato quello che è il numero obiettivo, chiaramente non potrò più tornare indietro, da quel momento lì non arriverò mai alla soluzione. Quindi in questo caso la condizione di terminazione è quando io ho superato quello, il numero che mi ero prefissato, il numero che mi chiede il mostro alla fine del labirinto. Esempio di ricorsione, possiamo provare a scrivere la procedura ricorsiva e poi vedremo piccole variazioni di questo problema che ci porteranno a vedere alcuni altri aspetti della ricorsione. Ci sono domande su questo? Qualcuno aveva provato a farlo? Allora, Castello, ho scritto l'inizializzazione, la procedura ricorsiva, proviamo a scriverla insieme. Allora, l'idea dell'inizializzazione è estremamente semplice, io riempio la mia matrice del castello, che ha dimensione, non mi ricordo, qui potrebbe essere 8x8, comunque non è eccessivamente grande, con dei numeri casuali, 1, 2 o 3 fondamentalmente. Quindi semplicemente faccio due cicli for e riempio e metto dei numeri a caso nelle mattonelle che descrivono la stanza. Ho bisogno di alcune variabili globali. Questo perché? Perché una procedura ricorsiva, per evitare, diciamo, quando uno scrive una procedura ricorsiva si trova in una situazione diversa rispetto a quella in cui si trova solitamente quando gli hanno insegnato a programmare nei primi corsi che ha fatto. Allora, per una procedura ricorsiva è essenziale non avere tante variabili, mentre quando si impara a programmare la regola è usate tutte le variabili che volete, per una procedura ricorsiva diventa significativo l'uso delle variabili.
perché tutte le volte che la ricorsione fa un passo in avanti è come se tutto lo stato della procedura venisse congelato, non è come se tutto lo stato della procedura viene congelato in una zona della memoria. Quindi più questo stato è grosso e più la quantità di dati che io devo congelare per fare un passo in avanti aumenta. Siccome mi aspetto che la ricorsione abbia una profondità notevole, chiaramente la quantità di dati che io memorizzo è significativa, è un fattore importante. Quindi una procedura ricorsiva deve cercare di minimizzare la quantità di dati che contiene. Dovendo minimizzare la quantità di dati che contiene, in una procedura ricorsiva si usano una serie di variabili globali. Altra cosa che uno non dovrebbe fare nei primi corsi di informatica, ma qui siamo avanti, siamo oltre, e quindi una procedura ricorsiva deve usare tutta una serie di variabili globali. Quindi il passo tipico della procedura ricorsiva sarà: aggiusto le variabili globali che in qualche modo descrivono qual è lo stato attuale, faccio il passo ricorsivo e poi rimetto a posto le variabili globali. Questo rimettere a posto è un punto importantissimo ed è solitamente il secondo errore più comune quando si scrivono procedure ricorsive. Ed è necessario perché i dati non sono tutti locali, perché io mi sto appoggiando a dei dati che sono globali, condivisi, e quindi in qualche modo devo disfare il passo che ho fatto, backtracking, se volete chiamarlo. Quindi cambio lo stato globale in una variabile globale, faccio quello che devo fare, chiamo ricorsivamente, torno indietro, smonto l'ultimo passo che ho fatto. Questo è il secondo errore più comune. Il primo errore più comune è sbagliare la procedura di terminazione. Dimmi. Sì. Ma allora, diciamo che piccole ottimizzazioni il compilatore è in grado di farle. Quando io sto dicendo di memorizzare il minor numero di variabili possibili, non mi sto riferendo a un intero o due interi. Quello che mi sto riferendo, ad esempio, è la matrice che descrive la stanza in cui sono. Questa è una matrice 100%. Se volessi fare le cose pulite come mi hanno insegnato nel primo corso di informatica, dovrebbe essere tutta una variabile locale, per cui ogni chiamata della ricorsione ha il suo stato interno con la stanza che descrive tutto, questo diventa ingestibile, per cui la stanza la metto come variabile globale. Un intero o due interi non si negano a nessuno. Quando parliamo di dati da memorizzare, certamente parliamo di matrici o strutture più grosse. Anche perché la ricorsione, quando viene utilizzata in questo modo, solitamente è un meccanismo per enumerare o esplorare uno spazio, e quindi in qualche modo attraversa una struttura dati abbastanza complessa. La stanza n per n è il massimo della semplicità per essere una struttura complessa, ma solitamente posso pensare che dietro ci sia una struttura molto più complessa. Vedrete in futuro grafi, alberi, comunque un qualcosa decisamente di grosso che non è possibile rendere locale. Ho risposto? Allora, vabbè, qualche variabile che mi serve per descrivere il problema, la stanza, che sarà un 8x8 in questo caso, goal, che è il numero che io voglio avere, che io voglio totalizzare quando arrivo al mostro, current, che è qual è il numero che io attualmente ho, la somma delle mattonelle che ho già calpestato, quindi qual è il mio numero attuale, una due variabili che mi servono per sapere qual è la mia posizione nella stanza, x e y, current position x e y,
E poi abbiamo due variabili di appoggio, in qualche modo, che ci aiutano a enumerare i possibili passi. Quando io entro in una procedura ricorsiva, la cosa più semplice da fare è avere un ciclo for che mi dice per tutti i possibili passi, cambia la struttura dati, fai il passo, rimetti a posto la struttura dati. Quindi in qualche modo io devo essere in grado di enumerare i possibili passi e sarebbe tanto comodo poterlo fare dentro un for, due for e un if, però in qualche modo non doverli scrivere a manina uno dietro l'altro. Questo qui ve l'ha già fatto vedere Fulvio con trasformare gli 8 possibili passi del cavaliere, del cavallo negli scacchi, in un vettore di 8 posizioni. Quindi in qualche modo io memorizzo gli offset della mia pedina all'interno della scacchiera in un vettore e così posso usare un solo indice per scorrere questi. In realtà io devo controllare i passi possibili e quindi solitamente ho un indice che scorre sui possibili passi e poi un if che mi controlla se il passo è effettivamente possibile oppure no. Questi possono essere messi nell'ordine o nel modo che preferite, ma l'idea fondamentale è che io devo essere in grado di enumerare quelli che sono i passi immediati che posso fare. In questo caso abbiamo anche un'altra variabile che mi contiene il percorso fino a quel momento, unicamente perché quando il programma finisce mi farebbe piacere vedere l'elenco delle mosse come nord, sud, est, ovest, ovest, nord, nord, sud, est, nord, sud, eccetera. Allora, come faccio? Devo memorizzarlo da qualche parte. E quest'altra variabile, step name, mi permette in qualche modo di trasformare il passo da due offset XY in quello che è il passo, il nome del passo. Ad esempio, il primo passo è est e corrisponde a uno spostamento sull'asse 0 sul primo asse e 1 sul secondo. 0 sul primo asse meno 1 sul secondo sarà ovest e così via. XY, io sto partendo nell'angolo in alto a destra, in alto a sinistra, voglio andare in basso a destra, quindi se primo, vabbè, questi probabilmente li ho sbagliati, però non tanto è assolutamente indifferente, l'importante è che siano diversi. Quindi all'inizio noi creiamo a caso questa matrice e poi la stampiamo e mettiamoci a scrivere la procedura ricorsiva. Possiamo questa è la mia procedura ricorsiva. Allora, in questo caso, come in molti casi in cui io devo costruire un percorso, mi è estremamente comodo passare come argomento alla procedura ricorsiva qual è il passo corrente che sto facendo. Questo passo corrente potrei anche metterlo in una variabile globale, se volessi. Però molto spesso si usa passare qual è il passo a cui io sono arrivato, che poi sarà anche, se volete, la cella del vettore percorso, del vettore soluzione in cui io vado a scrivere. Per cui al passo 0 scriverò nella cella 0, al passo 1 scrivo nel passo 1, eccetera. In questo parametro mi dà la profondità della ricorsione. Quindi tutte le volte che chiamerò la ricorsione la chiamerò con rsearch step più 1 e quando esco automaticamente non devo fare meno meno step, perché siccome è una variabile locale, quando esco ritrovo il vecchio valore della variabile. Allora, in una procedura ricorsiva, altro cambiamento rispetto a quello che uno insegna, impara nei corsi all'inizio quando sta imparando a programmare,
è meglio scrivere la procedura di terminazione subito. La prima cosa che scrivo è la condizione di terminazione. Questo perché sbagliare la condizione di terminazione è l'errore più comune nelle procedure ricorsive. Allora, in questo caso la condizione di terminazione quale sarà? Sarà il totale delle caselline che io ho calpestato fino a quel momento deve essere uguale a quello che è il goal e se si chiama così potrebbe essere questo il nome giusto, current position x, sì, e la current position x sarà uguale a size meno 1 e current position x sarà uguale a size meno 1. Allora, se questa è la condizione, ovvero sia, se io sono nella casella in basso a destra e il totale delle caselle che ho pestato è uguale a quello che effettivamente volevo raggiungere, bene, ce l'ho fatta. Quindi tanto vale dirlo. Sono arrivato. Allora, se sono arrivato a questo punto posso stampare. Vabbè, diciamo, sono arrivato. Per ora mi fermo qui. Se non sono arrivato, a questo punto considero tutti i possibili passi che posso fare, che sono 4, perché abbiamo detto posso andare a nord, sud, est, ovest, e quello che devo fare è vedere se il passo è fattibile oppure no. Allora, per vedere se il passo è fattibile oppure no, quello che devo fare è controllare se ho sforato i bordi della stanza. Qui, anche qui ci sono qualche milione di modo per farlo. Io quello che mi viene in mente è prima sommo il come si chiama? Step offset. Prima modifico lo step offset, la current position. A questo punto controllo se effettivamente è ancora valida, quindi current position x deve essere maggiore o uguale a 0 e current position x deve essere minore di size e le stesse cose devono essere vere per current position y. Allora, se tutte queste cose sono vere, allora la mossa è valida. In caso contrario, e comunque sia, anche se la mossa era valida, rimetto a posto quello che avevo fatto. Quindi, questo è una parte di backtrack. Quindi, in questo caso, il mio ciclo, il ciclo classico che ho in una procedura ricorsiva, che è per tutti i passi locali, i passi immediati che posso fare, fai il passo, ricorsione, smonta il passo, è diviso in due blocchi, diciamo. Tutti i passi teoricamente possibili lo faccio, controllo se è valido. Quindi questo mio concetto estremamente semplice di guardo quali sono le alternative, i percorsi che potrei prendere, uno per uno lo prendo, ricorsione, in questo caso qui è leggerissimamente più complesso, però, ripeto, esiste qualsiasi numero di modi per scrivere, l'importante è che il concetto sia, quando arrivo qui, T
la tiesima mossa è una mossa valida. Se la mossa è valida, a questo punto io posso chiamare la ricorsione. E chiamerò la ricorsione passandogli uno step incrementato di 1. Non è ancora tutto, perché in realtà prima devo aggiornare current e questo è quindi il peso totale dei passi che io ho fatto finora è aumentato del peso della mattonella su cui sono andato, e una volta che torno indietro dalla ricorsione devo togliere questo peso. Quindi in questo modo io sto andando avanti. Ho detto che volevo anche segnare in qualche modo, il essere in grado di stampare il mio percorso. Allora, per stampare il mio percorso, se la mossa è valida, posso dire che il mio vettore di caratteri che contiene il percorso che sto facendo nella posizione step sarà uguale a step name. Allora, questa costruzione, quindi io in ogni giro della mia ricorsione aggiungo un pezzettino nel mio vettore che descrive il percorso che sto facendo. Devo toglierlo? Domanda. No, tendenzialmente no, perché comunque dal momento che step è una variabile locale, io andrò a scrivere di nuovo sopra nella stessa posizione. Tanto per essere sicuro di non aver fatto errori, posso anche andarci a mettere un carattere qualsiasi. Però in realtà questa riga qui non è assolutamente indispensabile. A questo punto, che io ho il mio vettore step che contiene i passi che effettivamente ho fatto e faccio, se trovo la soluzione, potrei stamparla. T minore di step. Posso stampare questo, perché qui non gli va bene. D'accordo. Il mio metodo è void. Allora, posso qui cercare il mio, provare a chiamare il mio algoritmo, la mia procedura di ricerca. Ricordatevi che quando si chiama una procedura ricorsiva solitamente è necessario prima mettergli un po' a posto le cose, fare una specie di kickstart, di calcio d'avvio, per cui prima di chiamare la ricorsione è meglio aggiustare un po', pecciare tutta le varie strutture date. In questo caso quello che mi serve è inizializzare current e inizializzare goal.
gol è 50. Beh, inizializzare e inizializzare current position x e current position y. Beh, in realtà current non è esattamente 0, ma è il primo valore di current è il valore della mattonella da cui sto partendo. Quindi queste righe qui sono le righe che mettono la situazione, la struttura dati globale in modo che sia corretta per partire con la ricorsione. E questa è la ricorsione. Manca ancora, come vi ho detto, l'errore più comune è sbagliare la condizione di terminazione. Qualcuno di voi vede l'errore? Gli errori? Esatto, in realtà gli errori sono due. Uno è che, ok, se ho vinto lo stampo, però non esco. Mentre dovrei uscire dalla ricorsione. Quindi ricordatevi, la ricorsione solitamente è la sagra della programmazione non strutturata. Altro elemento, se io comunque current è uguale, o direi maggiore o uguale a goal, in ogni caso devo uscire. Io devo avere comunque un sistema, in quel caso lì esco perché non ho trovato la soluzione, perché dovevo arrivare dal mostro con 50, sono a 55 da un'altra parte della stanza, se non ho un modo per uscire continuo a girare e non troverò mai la soluzione. Tanto per avere un minimo di feedback, facciamogli comunque stampare qualcosa. In questo caso qui non sono riuscito ad arrivare da nessuna parte. Adesso incrociamo tutte le dita che abbiamo e proviamo a lanciarlo. Qualcosa fa, chissà se ha trovato almeno una soluzione, ma proviamo a fare per ora come prima cosa qualcosa di veramente brutale e mettiamogli qui un exit. C'è in Java exit? Per uscire dal programma, system exit, come potrebbe essere? Qualcuno di voi? Non lo mettiamo. System exit sembra esserci. Ok, in effetti, in modo assolutamente brutale, siamo usciti dalla ricorsione non appena abbiamo trovato un percorso fattibile. Ne abbiamo provati un po', se vi interessa la nostra, non riusciamo a vederla, ma dopo aver provato un po' di percorsi, io ci, e non essendo riusciti assolutamente ad arrivare da nessuna parte, alla fine troviamo un percorso che ci porta dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra con un ci porta dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra totalizzando esattamente 50 punti. Allora, questo qui lo vedete anche voi immediatamente che è veramente brutto, ma è persino più brutto di quello che possiamo accettare in questo corso, che è comunque programmazione già avanzata di un certo livello. Quindi vabbè,
se non è strutturato fa niente, se usciamo a metà di una funzione fa niente, cioè, però un system exit nella metà di una procedura ricorsiva è troppo, anche per noi. Allora, è necessario riuscire a inventarsi un modo per interrompere la ricorsione quando io ho trovato una soluzione. E quindi, in qualche modo, per fare sì che quando le varie chiamate ricorsive, quando trovo una soluzione, torno indietro senza continuare l'esplorazione. Allora, talvolta si dice propago indietro il fatto che mi devo fermare. Allora, cambiamo la mia procedura in booleana. Qui mi devo fermare, qui non mi devo fermare, perché non sono riuscito a trovare nulla. E in che punto io controllo se mi devo fermare oppure no? Beh, qui. Se la mia procedura restituisce vero, io interrompo la ricerca corrente. È vero, lascio un po' le cose monche, però comunque sto propagando indietro la condizione di terminazione. E se arrivo qui, di nuovo non mi devo fermare, perché vuol dire che ho controllato tutte le possibili alternative, non sono arrivato da nessuna parte e quindi non ho trovato, e quindi in questo punto qui io non mi devo fermare. Allora vediamo se questo funziona. Non appena ho trovato una soluzione, non appena il mio programma ha trovato una soluzione, le procedure ricorsive iniziano a restituire true. Quindi l'ultima procedura ricorsiva restituisce true, quella che l'ha chiamato aveva un if, mi ha restituito true, allora restituisco true senza continuare l'esplorazione, e quindi torno indietro immediatamente senza continuare l'esplorazione e mi fermo. Allora, questo è quanto. Ve lo metterò online alla fine della lezione. Cosa potremmo fare nel tempo che ci manca? Proviamo a partire da questo programma e modificarlo quel poco che serve in realtà per affrontare un problema diverso. Allora, immaginate sempre lo stesso scenario: la stanza, il cavaliere, il mostro, le piastrelle con il numero. Questa volta il problema è leggermente diverso. Se il cavaliere è su una piastrella con scritto 2, quello che può fare è un salto di 2. Quindi è vero che si muove nord, sud, est, ovest, però si muove saltando due caselle. Se si trova su una casella con scritto 1, può fare un passettino singolo nord, sud, est, ovest. L'obiettivo è arrivare esattamente nella casella del mostro, del tesoro, diciamo. Non devo più tener conto del totale delle piastrelle che ho pestato, perché semplicemente la piastrella mi dice quanto è lungo il passo che io faccio. Quindi cambia, alcune cose cambiano. Cambia perché la condizione di terminazione non è più la somma delle piastrelle, ma diventa se ho già pestato una piastrella oppure no. Perché chiaramente se l'ho già pestata è inutile, che esiste senz'altro un percorso che mi porta senza pestare due volte la stessa piastrella, se esiste un percorso. Se non esiste un percorso, non esiste punto e basta, ma se esiste un percorso pestando due volte esiste anche senza pestare due volte, quindi la condizione di pestare due volte me la devo memorizzare, quindi devo in qualche modo tenere traccia delle caselle che ho già pestato.
cambia la condizione di terminazione, cambia pochino, un pochino, non tanto, la ricorsione. Io vi lascio 10 minuti per provare a farlo. Partendo da questo, modificando questo, provate a cambiarlo in modo da affrontare l'altro problema. Però provateci, non fate altro per 10 minuti. Va bene, riprendiamo. Allora, in realtà le modifiche sono minime. Perché? Vabbè, allora qui non abbiamo più nessun goal, chiaramente. Current, va bene, quindi current non c'è più, però quello che potrei dire è che effettivamente io ho già usato la casella su cui parto e la considero già usata in modo da non ritornarci. A questo punto qui devo soltanto controllare se ho vinto per vedere se sono arrivato nell'ultima casella, quindi non avrò quest'altra condizione di terminazione. Controllo soltanto se sono già arrivato, sì, sto registrando. Controllo solo se sono arrivato nell'ultima casella. E se sono arrivato nell'ultima casella, olè, ho vinto. E a questo punto la mossa è valida, vabbè, ovviamente non ho più current. In realtà ho un'altra condizione qui, perché la mossa è valida se sto saltando su una casella che non è stata ancora toccata. Quindi used, not, visto che è booleano. Se la casella su cui sto saltando non è ancora usata, allora in questo caso la mossa è valida. Mi segno il path, e se la mossa è valida devo segnarmi la casella come usata. Quindi questo è usato e qui la segno come non più calpestata. Allora, una cosa che mi raccomando di fare quando scrivete procedure ricorsiva è cercare di scrivere gli statement con cui fate una mossa e il backtrack in modo speculare, così non vi sbagliate. Quindi aggiorno use, aggiorno path, smonto use. Se dovete fare altre cose, cercate di fare il più possibile in modo simmetrico, perché veramente vedete le varie mosse, fate le varie mosse e le smontate in ordine inverso dopo. Allora, in teoria dovrebbe bastare questo per vedere che ho, per vedere che riesco, per vedere se riesco a trovare una soluzione. Di nuovo incrociamo tutte le dita, tra l'altro non è detto che le soluzioni ci siano. Non mi sembra averla trovata. No, l'ha trovata. Questa qui è una soluzione che possiamo provarla se volete. È un po' troppo lunga. Mi dovrebbe portare da un angolo all'altro. Va bene, ma se io volessi la soluzione più piccola, la soluzione più corta per arrivare da un'estremità all'altra, cosa dovrei fare per non trovare una qualsiasi soluzione, ma per trovare la soluzione più corta? Se il mio obiettivo fosse riuscire a
trovare, usando questo meccanismo, che se io sono su una piastrella che pesa n, posso fare un salto lungo n, nord-sud-est-ovest, una delle quattro direzioni cardinali. Qual è il percorso più breve che mi porta dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra? Allora, gli algoritmi, le procedure ricorsive vengono molto spesso utilizzate proprio per cercare la soluzione, cercare di ottimizzare un qualche cosa. Quindi all'interno di questa enumerazione di tutte le possibili soluzioni, io trovo la più corta. Allora, quando è che io sono arrivato a una possibile soluzione? Beh, innanzitutto devo smontare fondamentalmente questo. In realtà devo continuare la ricorsione sempre, anche se ho trovato una soluzione. Mettiamo il punto e virgola. Già questo dovrebbe far sì che la mia procedura continua a trovare alternative, soluzioni alternative per arrivare dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra. Però io non sono interessato in tutte le alternative, io sono interessato nel trovare la più corta. Allora, cosa posso fare per trovare la più corta? Nel punto in cui ho trovato una soluzione, ovvero sia qui, controllo se è la soluzione più corta. Allora, se è la soluzione più corta, la memorizzo da qualche parte e me la segno come la soluzione più corta fino a quel momento. Quindi tutte le volte che trovo una soluzione, dopo averla trovata, controllo se è la soluzione più corta. Allora, avrò bisogno di un'altra variabile globale che mi dice il percorso migliore e avrò anche bisogno di una variabile che mi dice quanto è lungo il percorso migliore. Per cui tutte le volte che io trovo una soluzione che è migliore del percorso migliore fino a quel momento, la memorizzo. A cosa mi serve la ricorsione? La ricorsione mi serve a enumerare, elencare, raggiungere in modo sistematico tutte le possibili soluzioni. Allora, fra tutte le possibili soluzioni, quando io ho messo su un tavolo tutte le possibili soluzioni, la più corta di quelle è per definizione la soluzione migliore. Tantissime volte io mi trovo a usare la ricorsione perché ho un problema in cui l'unico modo per trovare l'ottimo è provarle tutte. E allora la ricorsione, quello che mi dà è un sistema efficiente, semplice da scrivere, per provarle tutte. Ma quello che io sto facendo è provarle tutte. Allora, in questo punto, quindi qui ho trovato una soluzione, devo controllare che la soluzione sia la migliore fino a quel momento. Allora, quanto è lunga la soluzione quando io sono arrivato in questo punto? La soluzione in questo punto è lunga step, perché sono allo steppesimo passaggio della ricorsione. Quindi ho già fatto step passi. Allora, se step è minore di best path length, allora ho trovato la soluzione migliore. Beh, allora, a quel punto lì, diciamo che solo in questo caso la stampo, ho trovato la soluzione migliore e devo chiaramente copiarla. Beh, ho già un ciclo for, usiamolo. Ricopio la mia soluzione. Devo aggiornare anche best path length. E così dovrebbe andare. Quindi tutte le volte che ho trovato una soluzione,
io aggiorno la mia soluzione, tutte le volte che ho trovato una soluzione, controllo se è migliore della migliore fino a quel momento, se è migliore della migliore fino a quel momento, aggiorno la, virgolette, migliore fino a quel momento, chiuse virgolette. Quindi aggiorno best path len e aggiorno best path. Manca qualcosina nella inizializzazione, chiaramente. All'inizio io dovrò dire che la miglior lunghezza possibile è un numero abnorme, in modo che la prima che trovo la memorizzo, direttamente. Allora, un numero enorme, visto che io sono in una matrice size per size, sicuramente se trovo un percorso sarà più corto che size per size. A questo punto inizio la ricerca, a questo punto entro dentro la ricorsione e stampo UOA soltanto se trovo una soluzione che è migliore della migliore fino a quel momento. Come sempre incrociamo tutte le dita e vediamo se funziona. Effettivamente vedete che io man mano trovo soluzioni sempre più corte. In realtà io le sto trovando tutte, però tutte le volte la stampo solo se la soluzione è un pochino più corta di quella che avevo trovato prima. Allora, pensate che le soluzioni sono tante, ma proprio tante, perché io sono in una matrice n per n, in ognuna di queste n posizioni io ho quattro possibili alternative, tranne i bordi, e queste quattro possibili alternative mi porteranno a un altro passo in cui di nuovo io ho quattro possibili alternative, eccetera, eccetera. Provate a disegnare l'albero, provate a disegnare, a elencare tutte le possibili soluzioni e vi rendete conto che queste sono veramente, veramente tantissime. Esiste un sistema per andare un po' più in fretta? Sì, pensateci. Chiudiamo la porta prima. Allora, guardiamo la nostra procedura ricorsiva. Allora, la nostra procedura ricorsiva qui prova a fare un passo dopo. Allora, immaginate che io abbia trovato una soluzione che è di 10 passi e sia arrivato al 12° passo in qualche altro punto della matrice. Nella procedura ricorsiva vuol dire che proverò a fare il 13° passo, poi proverò a fare il 14°, poi proverò a fare il 15°, poi proverò a fare il 16°. Mi serve a qualcosa? No, non ha alcun senso, perché io ho già un percorso di 10 passi. Per cui se io arrivo al 10° passo e non ho ancora trovato la soluzione, ma ho già una soluzione di 10 passi, perché vado avanti a esplorare? Perché da lì in avanti i passi aumentano solo. Se io non ho trovato la soluzione in 10 passi e vado avanti a esplorare, se ho fortuna la troverò in 15, in 12, in 21, va bene, mi serve a qualcosa? No, perché sto cercando il minimo. Quindi da quel punto in avanti io non riuscirò ad avere a trovare una soluzione migliore di una soluzione che ho già. Questo concetto è fondamentale ed è l'idea di limite. Il mio algoritmo è in una situazione tale per cui il meglio a cui può ambire è qualcosa di peggio di qualcosa che ho già. Di meglio, sicuramente andrò peggio di questo, però io ho già qualcosa di meglio e allora è inutile che vada avanti, è inutile che perda tempo. Come faccio a inserire questo controllo qui? Beh, dopo questo if qui posso dire, beh, guardiamo un po', se step è maggiore di best path len, ha senso andare avanti? No. True e false non hanno più molto senso, però andiamo through qui, default qui.
Allora, se il passo corrente è maggiore della dimensione di una soluzione che ho già trovato, vado avanti a esplorare? No, è chiaro perché non vado avanti a esplorare. Vediamo qual è l'effetto di aver aggiunto queste due righe nella velocità dell'algoritmo. Finito. Abbiamo trovato la soluzione. Ottimo. Queste due righe hanno come effetto spaventoso di averci tagliato via tutta la... di averci tagliato via la nostra, i tempi in maniera pazzesca. Allora, qual è un altro vantaggio della ricorsione? Un altro vantaggio della ricorsione è che io in una procedura ricorsiva riesco a mettere queste due righe magiche in modo estremamente semplice. È estremamente semplice ottimizzare una procedura ricorsiva. È vero, potrei farlo anche in una procedura non ricorsiva, ma sarebbe complicato. Dovrei scrivere un sacco di codice e probabilmente il che renderebbe facile commettere errori. In una procedura ricorsiva no, in una procedura ricorsiva basta scrivere due righe e la velocità aumenta in modo incredibile. E ho migliorato la complessità del mio algoritmo? Vi chiedo. Rispondo io, visto che nessuno dà un cenno di vita, la risposta è no. La complessità dell'algoritmo è la stessa, perché il caso peggiore è sempre che la soluzione ottima è l'ultima che trovo in tutta la mia procedura ricorsiva. Quindi posso costruire dei dati tali per cui devo comunque provarle tutte prima di riuscire a trovare la soluzione migliore, e quelle due righe intelligenti non mi servono a nulla perché falliscono sempre. Questo è sempre possibile fare, quindi la complessità rimane la stessa. Però all'atto pratico io ho una soluzione in uno schiocco di dita, mentre nell'altro caso la soluzione chissà quanto tempo ci avrebbe messo. E ripeto, guardate a quante righe ho scritto. La procedura ricorsiva che risolve questo problema è una manciata di righe. E lo fa in modo efficiente. Senza conoscere la ricorsione, per risolvere questo problema, secondo me, avreste impiegato decine e decine, se non centinaia, di righe, con grossa facilità di commettere errori. Allora, vi metto tutti questi... Gravissimo errore questo, scusatemi, ma questo andava messo qui. Non è grave perché era dentro una print, però... Facciamogli stampare dopo aver trovato. E così, se avete voglia anche di controllare se il programma è giusto, per vedere qual è il... se questo percorso funziona. Est, sud. Vabbè, potrebbe anche andare. Domani alberi. 10, no? Dobbiamo finire. Ci sono domande? Allora, riprendiamo domani con gli alberi e quindi con delle strutture dati che sono intrinsecamente ricorsive e in cui la ricorsione è, diciamo, una scelta obbligata.